In buona sostanza dobbiamo continuare a lavorare di buona lena, anche perché i nostri avversari, che sono buoni a nulla ma capaci di tutto, stanno promuovendo ogni iniziativa per neutralizzare una nostra e una mia possibile vittoria. Non stanno lasciando nulla di intentato. Vi porto un esempio per restare a casa nostra, nella nostra provincia. A Riposto, per esempio, comune governato dalla sinistra, in questi due giorni i contrattisti, i precari, sono stati raggiunti da una lettera firmata da un noto esponente comunista locale, della sinistra locale, con la quale lettera si manifesta l'auspicio che a vincere possa essere Crocetta, e in questo caso lui, questo esponente della sinistra, io ho la copia naturalmente, lui si farebbe nominare nel comitato regionale a garanzia dei precari e quindi della loro possibile stabilizzazione. È una violenza fisica, naturalmente, è un forte e pesante condizionamento. I nostri avvocati stanno promuovendo azione in questo senso, ma è soltanto uno degli esempi di come ormai gli avversari sembra abbiano perso la testa e ricorrono a qualunque mezzo. Ecco, questo è il documento che è stato fatto pervenire a tutti i dipendenti del Comune di Riposto a tempo indeterminato. La firma è Carmelo determinato. La firma è Carmelo D'Urso, che credo sia il più noto esponente ieri del PC, oggi del Partito Democratico a Riposto. Come ho fatto in passato, dice testualmente, dichiaro la mia disponibilità a dare sul problema a titolo assolutamente gratuito il contributo della mia esperienza. Se, come spero, sarà eletto Presidente della Regione Rosario Crocetta, chiederò di far parte del gruppo di lavoro che dovrà individuare le linee per l'assorbimento del personale precario negli organici degli enti. Se questa non è una violenza morale e fisica, questa è stata notificata 3 giorni fa e questo procedimento si sta applicando in buona parte dei comuni a guida rossa.